Ok, grazie Gianni. Lo scopo di porci attorno a questo open talk delle domande precise è quello di cercare di concentrarsi poi sugli suggerimenti pratici e concreti che sia la pubblica amministrazione, il mondo dell'università e l'industria possono poi portare come consiglio all'agenda digitale del Governo Monti. In questa sessione vogliamo concentrarci non sull'aspetto più propriamente fisico, ovviamente, delle smart cities, quello che abbiamo visto questa mattina, quindi la mobilità, la logistica, l'energia, la sicurezza, l'ambiente o altro, ma più che altro sull'aspetto virtuale, cioè quali sono i meccanismi o le comunità online o il modo di pensare culturale che dobbiamo mettere in campo per favorire una adozione sempre più partecipata, sempre più convinta e sempre più massiva di queste nuove abitudini digitali delle città. Quindi io ora passo a guardarle e a commentarle un attimo con voi per cercare poi di convergere, e con Gloria cercheremo di prendere spunti liberi da parte vostra relativamente a una qualunque di queste particolari domande su quale volete fare qualche riferimento specifico, raccontare qualche progetto o semplicemente dare qualche linea guida. Se non ci sarà il tempo di farlo in maniera interattiva, per cui vi stimoliamo a partecipare anche molto direttamente, se non ce la fate potete compilare il vostro suggerimento su un post-it e attaccarlo là al muro. Noi raccoglieremo comunque tutti i vostri suggerimenti da portare tutti quanti insieme in maniera appunto partecipata, come il consiglio che emerge oggi da Genova. La prima domanda è appunto quella: quali sono i presupposti, diciamo, sia culturali che informativi che organizzativi, che possono sicuramente contribuire a accelerare il cambiamento verso una città digitale? Quindi tutte le iniziative di formazione, di informazione, di comunicazione, di change management che possono essere messe in piedi per spingere cittadinanza, imprese e amministrazioni a muoversi in questa direzione. Per fare un esempio concreto che conosco molto bene, forse non tanto qui a Genova da quello che abbiamo visto questa mattina sulla giustizia, ma per esempio a Bologna, Milano o da altre parti, noi come azienda abbiamo assunto dei magistrati, degli avvocati, no? Abbiamo assunto del personale che è all'interno della giustizia proprio per formare altri avvocati e altri cancellieri e altre persone della giustizia a usare le prassi organizzative informatiche del processo civile telematico. Quindi stiamo parlando di questo tipo di suggerimenti che possono sicuramente poi aprire le porte a un cambiamento anche più applicativo, anche più tecnologico e anche più ovviamente sul piano poi fisico delle infrastrutture. La seconda domanda riguarda in quale modo queste smart communities possono, praticamente ho sintetizzato sicuramente le prime due, forse la seconda domanda è più legata a un meccanismo di aggregazione spontanea, quindi la città web 2.0 a cui accennava Gianni. Mentre sulla terza parte torniamo un attimino a collegare sempre il fenomeno della fisicità con la virtualità, cioè in quale modo, quali sono le tecnologie di posizionamento, di tracciatura, di localizzazione che possono, accoppiate alle tecnologie dell'ICT, rendere sempre più naturali e fruibili questo tipo di servizi. Parlavamo stamattina dei tablet, del digital divide, della non così facilità per certe fasce culturali di popolazione di accedere. Sono strumenti che sono facili per certe fasce di età o fasce sociali o culturalmente più appropriate e sicuramente meno facili per altri. Però abbiamo anche dobbiamo anche cercare di cambiare mentalità e guardare le cose con un'ottica nuova. Per esempio, non so se tutti sanno che le risposte digitali del censimento online su internet sono state maggiori al sud che al nord. Questo per esempio è un dato che a me ha abbastanza stupito, cioè il digital divide non è soltanto geografico, di cultura, di età, ma è anche di abitudine. Noi anche come industria e come organizzazione dobbiamo cercare di sforzarci di progettare cose facili, fruibili e accessibili in una maniera la più semplice possibile. La tecnologia non si deve vedere, l'applicazione al bene della società e dell'impresa è quello che invece deve essere il nostro driver. La domanda quarta è: quali sono fra le comunità partecipate, fra PA, istituzioni e rete di cittadini o terzo settore,
quelli sono gli esempi che conoscete, che potete citare, che potete portare come buone prassi in qualche settore. Quindi se abbiamo degli esempi nazionali o internazionali a cui poter ispirarsi, questo è il momento di citarli e di portare anche le esperienze vostre o che conoscete all'attenzione delle istituzioni che guidano poi la cabina di regia sull'agenda digitale. La quinta domanda: quali sono i migliori casi di sviluppo come generazione dell'indotto, quindi quanto questo tipo di investimenti e di movimento complessivo di una città smart poi può tornare come investimento duale poi sulla popolazione e sulla città stessa. Quindi riguardo certi aspetti per esempio come l'energia, l'ambiente, aspetti che toccano la nostra vita di cittadini di tutti i giorni. Ricordo che Calderini proprio in un intervento di 15 giorni fa qui al Comune di Genova ci ricordava l'importanza dell'investimento duale, cioè di fare quegli investimenti che non soltanto hanno come scopo il progresso del paese in quanto tale, ma che poi possono ricadere come indotto economico anche proprio sulle aziende del Made in Italy, quindi andare a beneficiare in maniera assoluta questo tipo di investimenti. E l'ultima domanda riguarda se questo tipo di best practice, se conosciamo qualche tipo di best practice che è ovviamente al di fuori dei nostri confini, anche a livello europeo, che possa essere portato e possa essere preso anche come modello, anche se Genova non ha molto bisogno di modelli da questo punto di vista, anzi addirittura si candida a essere un po' un champion nazionale da questo punto di vista per come ha messo in piedi l'organizzazione Genova Smart City, come legame partecipato di tutti gli stakeholder, ma se abbiamo dei suggerimenti da portare anche su questo tavolo siamo qua per ascoltarvi.